Campus di Firenze, un caso che per tantissimi anni ha, ed ancora, diciamo, si può dire aperto. Allora, un killer che ha operato per ben 17 anni nelle campagne fiorentine. Lei si occupò negli anni 80 e anche successivamente con la scrittura di un libro, Analisi di un mostro. E partiamo un po' dalla fine dei delitti del 1985. Innanzitutto, com'era il modus operandi di questo serial killer? Beh, il modus operandi era stato ben studiato già dal professor De Fazio, il quale appunto nel 1985-1986 fece il primo profilo di un assassino italiano basandosi, un assassino non conosciuto, quindi fece la prima perizia per la magistratura che chiedeva di disegnare un profilo di questo possibile assassino, no? Io collaborai già all'epoca nel professor De Fazio fornendogli tutta una serie di informazioni che mettendolo in contatto con l'FBI che in fondo da poco tempo aveva elaborato la teoria dei serial killer e quindi si stavano muovendo sulla costruzione di questi profili e fu fatto un buon lavoro. Quel lavoro metteva in evidenza un identico modus operandi che era sempre esattamente lo stesso con poche variabili. L'assassino arriva sul luogo del delitto e arriva probabilmente un certo tempo prima che ci sia la coppia addirittura, oppure quando la coppia è già arrivata, comunque prima di entrare in azione. Prima di entrare in azione a modo di osservare la coppia. Non scegliendo le vittime. Dunque, l'assassino secondo me sceglie le vittime. E questa è una deduzione dovuta al fatto che i luoghi dove queste vittime si appartavano non erano luoghi dove sì le coppiette andavano spesso, ma spesso le stesse coppiette. Sì, perché appunto lui va in zone, in aree dove vanno sì le coppiette, ma dove ce n'era una per volta, non vanno le coppiette, c'erano due o tre macchine, no? E lui ha sempre agito quando la macchina era una sola, altrimenti avremmo un mare di testimoni che non c'era evidentemente. Ed è dalla lettura di questi quadri omicidi, non emergono elementi di casualità, se non rare volte, mentre emerge invece un piano accurato, dettagliato, attento, accorto e rifatto con precisione ogni volta. È una persona che impara dall'esperienza. Qual è questo quadro? A lui arriva in ogni caso in un momento subito dopo l'arrivo della coppia, o forse subito prima, perché magari ha osservato la coppia al momento in cui la coppia è uscita, sa che andrà lì, o ne è abbastanza sicuro, e la va a attendere sul luogo. Questo gli consente di mimetizzarsi meglio con le caratteristiche del luogo. Quindi è di essere certo che non è visto dalla coppia, ma ha lui modo di osservare la coppia e quindi interviene solo in un determinato momento. Questo momento è evidente, diciamo, dall'analisi dei singoli eventi, è il momento in cui una coppia passa da quello che può essere considerato un petting spinto. Sì, quando ora se noi abbiamo presente la fenomenologia di una coppia in queste condizioni, in macchina cosa succede?
i due arrivano in un posto riservato, parcheggiano, perdono un po' di tempo, si dicono qualche cosa, passano ad una forma di effusione che va avanti per un po' di tempo e naturalmente con un crescendo sempre maggiore di desiderio, e fino a che a un certo momento si arriva ad un petting sempre più spinto, no? Che comincia a un certo punto ad aver bisogno di denudare gli organi sessuali, quantomeno. E per far questo c'è bisogno di interrompere queste effusioni o comunque di farlo, no? Ecco, dopodiché si passa all'esecuzione vera e propria dell'atto sessuale, ad una penetrazione o altro, nelle difficoltà di un'alcova costituita da un'automobile. In questo momento la coppia è sicuramente priva di qualunque attenzione per il mondo esterno, mentre all'inizio si può avere la preoccupazione che ci sia un guardone, che ci siano altri che arrivino, i carabinieri o qualunque altra cosa. Poi nel crescendo, man mano che si appannano i vetri, allora si arriva ad un punto, ecco, in cui si decide di andare avanti, no? O ci si ferma lì e se ne va, perché può, per qualche ragione, no? Cosa succede? Che questo è esattamente il momento in cui il mostro agisce. Oh, in 8 coppie lui agisce praticamente in 5 di esse sempre in questo momento. E ne abbiamo la certezza. Perché? Perché nessuno si accorge della sua presenza. Lui si avvicina al lato del guidatore, non casualmente, perché sa che in questo caso l'uomo è quello più distratto e soprattutto perché teme la possibile reazione dell'uomo. Quindi il primo che lui sistema attraverso i colpi della famigerata beretta è l'uomo. In secondo luogo spara anche la donna e ne impedisce qualunque reazione. Solo dopo aver sparato e essere sicuro di aver ragionevolmente ucciso o messo comunque fuori combattimento i due, lui apre la portiera, e questo in qualunque posizione sia parcheggiata l'automobile, e accoltella l'uomo. Perché fa questo? Perché deve essere matematicamente, visto che lui ha in animo poi di fare un'operazione chirurgica vera e propria, in cui si deve concentrare, lui non può pensare che magari uno si sveglia da una morte apparente e gli si lanci contro. Quindi ha la certezza di dover uccidere l'uomo, essere sicuro di ciò, e lo fa appunto tutte le volte. È un eccesso di prudenza, ma non sfugge mai a tentare di fare questa operazione. Dopodiché con calma si prende la donna e se la trascina, o addirittura la prende in braccio e la porta dove ho analizzato attentamente tutti i luoghi. E mi sono reso conto che il mostro lo riconosce molto bene, perché riesce a mettere questa signorina, in una posizione da cui lui può osservare tutte le vie di accesso e le vie di fuga del luogo. È chiaro che un intervento come quello che lui vuol fare non si fa in 5 minuti, forse ce ne vogliono 10, ma quando è tutto preparato forse ci vuole anche un quarto d'ora. Per poter fare quello di cui lui ha bisogno, deve poter operare comodamente, cosa che fa mettendo la donna su una specie di tavolo anatomico costituito dal terreno, che è un pochino sopraelevato, e poi lui, forse accovacciato per terra o in qualche altro modo, fa le sue operazioni, illuminandosi con qualche cosa, perché non è che ci sia luce a quell'ora, in quei luoghi, in quelle condizioni di luna, e quindi deve avere delle pile, deve avere una batteria, forse ha
una luce di quelle che hanno gli Otorino, che sono le migliori per agire, diciamo, molte cose. Nel mostro di Firenze ricordano la figura del medico, una potrebbe anche essere questa, quindi una luce frontale, no? Che, con cui può avere tutte e due le mani libere e agire conseguentemente. Deve avere poi una borsa in cui mette questi suoi trofei. Abbiamo la certezza che in quel momento, che non si limita semplicemente ad asportare i trofei, ma li ripulisce sul luogo e li ripulisce con tecniche chirurgiche abbastanza ben conosciute, toglie, diciamo, il grasso che va facilmente a male e poi probabilmente mette questi trofei, se dovessi trasportarli io, in formalina, perché se li trasporta evidentemente non li trasporta per nulla, li trasporta perché gli servono, no? E li devono essere integri, per essere integri li mette in formalina o sotto alcol, cosa che fa lì, quindi deve avere dei contenitori che riempie dei suoi trofei in quel momento. E fatta questa operazione abbandona la donna, che non tocca mai con le mani, non lascia mai un'impronta digitale, ha dei guanti chirurgici evidentemente sin dall'inizio, in 8 omicidi non lascia mai un'impronta digitale, e non tocca la donna se non con il bisturi o con questi coltelli affilati che usa. Non sappiamo che tipo di coltello usa, probabilmente un bisturi con una lama corta, tranne che nell'uccisione del ragazzo francese, dove usa un coltello apparentemente da sub, che compare, forse si era portato perché doveva tagliare la tenda e quindi aveva bisogno di una lama diversa. In ogni caso è tutto ben preparato, ha tutto con sé. E non si sa, ecco, è un mistero, un grosso mistero per me, con quale mezzo lui arrivi, con una moto, con un'automobile, nessuno ha mai visto nulla, nessuno ha mai visto automobili particolari, se non piccole, ci sono dei riferimenti, ma molto molto una volta sola, con una Danton. E forse con un'automobile che ha un motivo, no? per muoversi, per essere presente, un'ambulanza per esempio, oppure una jeep militare, ecco, oppure qualcosa di questo genere. Ma lei ha sempre, non solo lei, ha sempre escluso la complicità di più persone in questo tipo di omicidio. Perché l'omicidio è un omicidio che tranne l'ultimo, dove qualche dubbio può venire anche a me, tutti gli altri sono omicidi fatti da una sola persona, che hanno le caratteristiche di una sola persona, perché hanno dei tempi, sono appunto come degli spartiti musicali che vengono letti di volta per volta dallo stesso maestro d'orchestra, dallo stesso compositore, e le variazioni sono dettate soltanto dagli imprevisti. Possono esserci degli imprevisti, lui li calcola tutti, però alcuni ci sono inevitabilmente, e quando ci sono lui reagisce in maniera adeguata, reagisce in maniera molto adirata, come se se la prendesse con il fato, con tutto, e però con molta determinazione, con molta freddezza, altro che il vampa, con molta freddezza. Quindi quando gli imprevisti quali sono? Sono innanzitutto i tedeschi, quando scopre che sono due uomini, li lascia a se stessi, stizzito, va via, butta via i giornali pornografici che probabilmente ha trovato lì, ammesso che li abbia buttati lui, che non fossero lì già da tempo, comunque è probabile che nel suo carattere se la sia presa con il fato che gli ha fatto incontrare due uomini invece che una donna, no? Se la prende forse con la omosessualità dei due e dà le fiamme, brucia questi giornali.
Nell'ultimo delitto del 1985 succede qualcosa di inedito. Il mostro da località Scopeti si reca a San Pietro a Sieve per spedire una lettera contenente un frammento del seno della ragazza. Perché fa questo? Io lo interpretai subito, credo nel modo giusto, credo perché poi mi ha dato ragione la parte successiva della storia, perché a quel punto il mostro aveva concluso il suo ciclo, perché di un vero e proprio ciclo di delitti si tratta, è un ciclo di delitti che doveva compiersi con quell'ultimo delitto, che era l'ottavo della serie, otto. Sono otto diverse tappe che fanno parte di una, probabilmente, naturalmente questa è la mia interpretazione, che fanno parte di una ricerca di un'estasi mistica, di una riunione con Dio. Il mostro non fa altro che mettere in atto un delirio. Il suo delirio è un delirio religioso, parareligioso. Lui si sente nelle vesti di un profeta o di un giustiziere che deve realizzare la volontà di Dio che il sesso sia destinato alla riproduzione, si svolga a casa e non nei posti pubblici, non dia pubblico scandalo, e vuole ad un tempo punire questi due giovani che fanno del sesso per puro divertimento, per puro piacere, e contemporaneamente vuole purificare in un certo senso la donna per farle raggiungere, nonostante il suo stato di peccato, il peccato in cui muore, fa un sacrificio sulla terra nuda, no? Che è un sacrificio di fecondità. Ovvero sia, il tuo sangue che non feconda te, tu non sei stata capace di fecondare, ma attraverso questa punizione che io, o meglio Dio, ti dà tramite mia spada, tu potrai ugualmente raggiungere il livello più elevato, perché comunque sei donna, ma sei donna per essere madre, se non sei madre non servi a nulla. Io ti rendo madre proprio portandoti via questi organi che mi servono per qualcosa. Che cosa? Probabilmente semplicemente per ricordargli questa sua perversione, in realtà, e quindi per eccitarsi su questo. Ma dal suo punto di vista gli servono perché per adorarli in un certo senso, no? Sono dei feticci che lo ricompongono nei confronti della propria madre, della propria coppia genitoriale, in particolare della madre. Quindi questa è la sua psicologia e questo è quello che lui fa. Se questo era vero, io ho cercato di interpretare questi episodi su, appunto, attraverso schemi religiosi, e sono arrivato alla conclusione che lui si comporta come un mistico dell'epoca di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa d'Avila. E questi sono due mistici spagnoli, Santa Teresa più anziana e fondatrice delle Carmelitane Scalze, e l'estasi di Santa Teresa, tutti la conoscono, nell'interpretazione del Bernini. Santa Teresa è una donna nubile
che diventa suora e che vive un percorso mistico che la porta all'estasi, all'unione estatica, mistica con il Signore, in fondo è la sposa del Signore, essendo suora. E questo passa attraverso 8 tappe diverse, ovviamente di preghiera, di sacrificio personale, di cilicio e così via, che portino poi a questa forma mistica. Questa forma mistica che appunto Bernini ha rappresentato come un vero e proprio orgasmo. E San Giovanni della Croce è in fondo un innamorato di Santa Teresa, che vive con lei questo amore mistico, diventando anch'egli monaco, anch'egli fondatore dei Carmelitani Scalzi, e che chiude con il richiamo della carne. Il richiamo della carne deve essere portato a zero e deve lo spirito è tutto, ecco, la carne è zero, e quindi individuo altre 7 tappe che portano comunque sempre ad un'estasi di tipo che per lui è appunto un'estasi mistica. In realtà Santa Teresa d'Avila muore per un tumore all'utero. Forse questo destino è condiviso pure dalla madre del mostro. E non sarebbe stato difficile individuare, anche dopo che l'ho fatto io. Ma purtroppo ci furono i depistaggi famosi che continuano. E il mio memoriale, scritto esattamente dopo l'ultimo delitto, dicendo che quello sarebbe stato l'ultimo delitto, non è mai arrivato alle autorità competenti a cui era stato mandato, perché se lo sono perso per strada e l'ho ritrovato Giuttari soltanto 17 anni dopo. Ecco, nell'ultimo delitto lancia anche dei segnali forse per essere... Sì, questo è assolutamente tipico, lui lo fa, è per questo che ho detto che era l'ultimo delitto. Il problema è questo: qualunque serial killer mistico di questo tipo, ce ne sono stati tanti, ad un certo momento entra in conflitto, come tutti i serial killer, qualunque sia il loro delirio, entrano in conflitto con se stessi. Perché? Perché loro provano piacere a quello che fanno, quindi anche se lo fanno dicendo siamo dei giustizieri, ricordo Abel e Wolfgang, due di, come si chiamavano, il gruppo Ludwig, no? Che uccideva anche lì sentendosi a mano del Signore e sentendosi giustizieri, uccidevano i disgraziati, i barboni, le prostitute, i preti che non fanno il loro mestiere. E però a furia, man mano che continuavano, allargavano sempre più questo delirio fino a ritenere di dover uccidere tutti quelli che per esempio andavano a vedere gli spettacoli porno, e quindi dando fuoco a un cinema porno con vari morti, moltissime morti. Lasciarono molte tracce, non erano bravi, non erano capaci come il mostro, poi erano in due. E furono poi presi. Anche loro, anche in tutti questi, a un certo momento si pone il dubbio: ma se io sono la mano del Signore, uccido perché il Signore a dirmelo, no? A farmelo fare, oppure perché ci provo piacere? Perché se ci provo piacere mi devo ammazzare da solo. Non sfugge la contraddizione, no? Questo è tipico nello schizofrenico, questo essere contemporaneamente due cose, perché c'è una parte sana e una parte malata che contrastano l'una con l'altra. Perché proprio alla donna, al procuratore donna, Silvia Della Monica?
Beh, mi pare evidente, ed è proprio per questo, adesso lo spieghiamo meglio, diciamo che lui quando entra in conflitto, allora fa una cosa, manda degli indizi all'autorità e attraverso questi indizi spera di essere catturato e in questo caso smetterà, perché evidentemente era volere di Dio che deve smettere, ma qualora invece non fosse catturato penserebbe che è autorizzato effettivamente da Dio e quindi potrebbe andare avanti ancora con maggiore tranquillità. Lui scrive della Monica non soltanto perché è l'unica magistrata femmina che sia occupata di lui. Io credo che forse qualcuno che è andato anche vicino e probabilmente forse la stessa della Monica che è andata vicino, ma in ogni caso lui scrive lì anche perché questa magistrata si chiama della Monica ed è proprio la Monica, la Santa Monica che lui si Monica come dicono in Toscana, che lui si ispira tutto il suo delirio. Quindi quando scrive la Santa Monica è come se stesse affidandosi a Santa Teresa e gli manda, che cosa gli può mandare di più? Gli manda nome, cognome, indirizzo, si può dire. Perché? Perché quello che succede dopo l'ultimo delitto è assolutamente da libro, insomma. Si fa la bellezza dei 60 chilometri attraversando Firenze o girando intorno a Firenze, cosa lo espone ancora di più sull'autostrada o altro, per andare dal sud al nord di Firenze. Da dove manda il messaggio? Questo messaggio, comunque lo vogliamo interpretare, è la prima volta che lui mette qualche cosa di suo in mano agli inquirenti. Cioè è la prima volta che c'è un legame diretto fra lui e gli inquirenti. E allora ha un forte significato. San Piero a Sieve ha un fortissimo significato e probabilmente è il significato, i serial killer si muovono spesso per luoghi, i luoghi sono importanti per loro e ricordiamoci di Jack lo Squartatore che agiva sempre nello stesso luogo e che mandava a dire alla polizia dove avrebbe agito. Lui gli dice dove sta, dove in quel momento probabilmente sta, che non è poco anche questo, ma sono orecchie di mercante. Sì, la notizia trapela sul giornale, ma non succede niente. E allora che cosa fa? Adesso non ricordo la successione con cui avvengono questi fatti. Innanzitutto mette dei proiettili in alcuni luoghi precisi. Un proiettile lo mette nell'ospedale che si trova a San Pietro a Niccheri. Il secondo proiettile lo mette in un luogo preciso, cioè dove escono le ambulanze e tra la camera mortuaria e lungo le genti. Poi va a mettere l'altro proiettile, sono famose cartucce calibro 22, Winchester calibro 22, lo va a mettere l'altro
esattamente sotto la buca dove ha impostato la lettera, quindi a San Piero a Sieve c'è una buca delle lettere e lì sotto va a mettere l'altro proiettile. Ora, io ho interpretato anche questo. Che cosa vuol dire? I proiettili sono indici, non a caso hanno una forma da dito, no? Quindi lui indica due posti, un ospedale e la buca da dove ha mandato le lettere. Allora, la buca, abbiamo già detto, significa io sto qua, probabilmente. L'ospedale potrebbe essere, fate le ricerche in un ospedale, ma non la perquisizione che fecero di tutto l'ospedale alla ricerca di, non so cosa cercassero, i fedici, è probabile. Per carità, dovevano fare quella perquisizione, però non era solo quella che intendeva, probabilmente intendeva gli ospedali, hanno a che fare con me. Cercate negli ospedali, cercate tra i morti, tra quelli che sono morti in questo ospedale o in un altro ospedale che fosse, cioè l'indagine doveva essere fatta con intelligenza, soprattutto sulla carta, non andando cercando il mostro, lavorava lì, ecco, non si è cercato per anni un mostro medico, un mostro infermiere, un mostro, probabilmente il mostro non ha niente a che fare con questo, aveva forse a che fare con le cliniche private, forse con l'ambiente clinico, forse aveva studiato medicina, ma non è certamente un medico, non è un chirurgo, perché il medico, il chirurgo, il prete hanno la possibilità di vivere la loro patologia, ammesso che ci sia una patologia, no? E quindi non c'hanno bisogno di ammazzare nessuno, è molto raro, molto difficile, se lo fanno, non lo fanno per queste cose qui, per questo tipo di delirio. Quindi era difficile pensare ad una persona organicamente nel sistema, ma che fosse vicino, sì, quindi non sapremo mai per quanto vicino. Io poi però non mi sono limitato a questo, ho cercato di fare anche perché guarda caso non è la prima volta, analizzando un po' tutti i delitti del mostro, si vede come tutti si collochino intorno a Firenze, no? Lasciando libera però la parte sud-est di Firenze, questo cerchio ci manca un pezzo, che è la parte sud-est. Questo, essendo il nostro mostro una persona molto ben capace di intendere di volere, molto ben, cioè di volere le cose che poi fa, non in genere, e comunque uno abile, certamente non ammazza sotto casa sua. O meglio, forse la prima volta può avere, come giustamente facciamo una citazione da Hannibal Lecter, no? Dice: il mostro vede, certo, prima di entrare in agire, in azione, il mostro vede, è stimolato, no? Ed è molto probabile che il primo colpo lo assesti sotto casa sua, o vicino casa sua, ma poi gli altri no, perché non è scemo, e quindi sa che lo cercano, sa che lo cercano lì, e colpisce dalla parte opposta. E se noi andiamo a vedere, è esattamente un po' quello che succede per il mostro di Firenze, che colpisce sempre da una parte opposta rispetto all'altra, tranne la parte appunto sud-est di Firenze. Sud-est di Firenze esiste appunto il San Piero a Sieve, esiste il fiume Sieve,
di muratori che andrà a ripulire qualche casa e troverà i resti, troverà la biblioteca del mostro con tutti i vasetti con dentro i feticci. Diciamo il fiume Sieve. Il fiume Sieve scende dritto, confuso come una retta da nord a sud e guarda caso passa da Ponte Sieve e da Ponte Niccheri e in mezzo si trova Bagno Aripoli. Bagno Aripoli è una cittadina attaccata a Firenze praticamente, al sud-est di Firenze, che deve avere qualche cosa di molto importante, non solo perché si trova su questa linea retta che scende e che segue appunto il decorso del fiume Sieve, ma perché nel famoso messaggio alla dottoressa della Monica, il mostro parla di Piazza della Repubblica con una B e non con due B. Si disse il mostro ha commesso un errore. Ma il mostro è una persona che probabilmente non conosce bene l'italiano, come tanti non lo conoscono, pur avendo fatto studi di un certo livello. In Toscana, a Firenze, lì è difficile non conoscere l'italiano, nel senso che lo conoscono meglio di noi, meglio di chiunque di noi. Il mostro è una persona che sta ben attenta a non lasciare il suo DNA sulla saliva, eccetera. Quindi, pensate, si porta la lettera già affrancata, con già la plastica, in cui mette il trofeo e lo manda, quindi già affrancata, già scritta, quindi tutte le lettere sono ritagliate, nessuna è attaccata con la saliva o in qualche altro modo. No? Allora, uno che fa così, ce lo vedete a lasciare la B? Evidentemente la B può essere anche stata tralasciata come indicazione, ma non è indicazione positiva, bensì un'indicazione negativa. Cioè, se in una lettera che di per sé costituisce un messaggio di grandissima importanza, no? per le ragioni che lo hanno spinto, ma una lettera dove non c'è nient'altro, dove non c'è nessun'altra indicazione, forse l'unica indicazione è proprio quello che manca, non quello che c'è, che è una sola B. E allora B ho cercato di trovare qualche paese che cominciasse con B, e l'unico che si trova lì è a Bagno Aripoli. E a Bagno Aripoli c'è Santa Teresa, la clinica. Mi hanno già denunciato ampiamente, ma la nuova gestione, ma quella è una clinica che sta lì da tanti anni, e io mi riferisco agli anni tra 50. Gli anni, fine anni 50, forse inizio anni 60, ecco, forse quella clinica può aver soggiornato la madre del mostro, quando appunto era una clinica per questo tipo, una clinica per, adesso è per vecchie, Se voi non la conoscete, andateci, perché se potete immaginare nelle vostre fantasie un posto dove possa venire il mostro, è quello. Comunque, a prescindere da questo fatto, ecco, a Bagno Aripoli esiste tra l'altro sia Villa Santa Teresa sia Villa Santa Monica oltretutto. Bagno Aripoli è importante per qualche ragione, forse una di queste ragioni, una delle ragioni è questa. A questo punto, San Piero a Sieve, Bagno Aripoli, il Mugello, ci sono una serie di indicazioni estremamente, l'operazione chirurgica,
il tumore al seno, all'utero. Una volta facevano un'operazione, tutte e due toglievano, una persona, per esempio una donna aveva un tumore all'utero, non toglievano solo l'utero ma anche il seno perché pensavano o viceversa. E questo lo facevano appunto in quegli anni che va dal 55 al 61, 62, poi gli interventi sono molto migliorati, ma è proprio in quel periodo era così, ed era proprio quello il periodo in cui il mostro aveva l'età giusta per avere il trauma, il forte trauma rappresentato da una madre che abbia avuto questo intervento, posso immaginare poteva essere in quel momento. Questo all'epoca, negli anni Ottanta, lei nella sua relazione indicò... Sì, sì, tutto indicava, tutte le strade indicava, anche quello che si doveva fare fisicamente, perché io feci questa cosa, lo sanno tutti, per il SISD, quindi aveva uno scopo investigativo, era mica. Come venne in mente poi di rivolgersi... Vuoi rispondere? Non è il mio. Poi gli inquirenti di rivolgersi ad una violento per Gianni era un come possiamo dire un grezzo contadino, non era violento. E come gli venne in mente? Gli venne in mente per mille motivi. Io conosco bene la storia, quindi... Allora, innanzitutto c'è una deformazione di professionale, per cui la polizia, quando cominciò a occuparsi di questa cosa e quando cominciarono a pensare al cosiddetto mostro, ritennero che un mostro dovesse essere brutto. E quindi, dopo le prime indagini che furono fatte così... alla Carlona, però poi andarono in generale, si servirono persino una cosa che io scrissi un'intervista che feci però credo nell'86-87, insomma subito dopo, sul giornale, o addirittura prima dell'ultima, e allora c'era l'Europeo, no? E io dissi che il mostro che era uno scapolo, oppure che viveva con la mamma, allora sottoposto un'analisi di tutti gli scapoli di Firenze e fecero bene perché tutti quelli che vivevano con la mamma. E così fra le altre cose raccolsero informazioni su personaggi, c'erano una decina di personaggi brutti come la fame, che sarebbe di notte di spaventi, no? Che avevano fama di essere violenti e negativi. Personalità di questi, del Pacciani e dei suoi compagni. E tra questi il Pacciani, perché il Pacciani? Perché il Pacciani aveva, avendo questo carattere di fuoco, quindi litigando con tutti, non è che avesse una buona fama fra le persone con cui aveva contatto, soprattutto quando beveva. E quindi c'era la lettera anonima, c'era questa lettera anonima. Ora, il povero Pacciani comunque viveva la sua vita tranquillamente, no? Però Pacciani aveva un precedente, aveva il precedente. Il precedente era che aveva ucciso un signore che era stato scoperto, che lui aveva scoperto, in conversazione amorosa con quella che era la sua fidanzata dell'epoca. Pacciani allora aveva 18 anni, 18. La ragazza ne aveva 15, si chiamava Miranda Bugli. Il signore in questione era un uomo di 40 anni, adesso non ricordo il cognome, Bonini, il quale faceva uno strano mestiere, era uno di quelli che andava vendendo corredi
casa per casa, non bussando alla porta. E questi signori avevano fama di saperci fare con le ragazze, perché un po' nel corredo, qualche capo glielo regalavano in un modo o nell'altro, riuscivano. La Miranda, di cui il Pacciani era ancora fortemente innamorato, era una bella ragazza, aveva 15 anni, faceva pastorella, quindi potete immaginare che successe, che quel giorno questo signore la raggiunse su a pascolare le pecore e Pacciani era stato mandato dal padre a portare i ferri a Santa Madonna, a quello che fa il ferro, il fabbro, giustamente. E visto che aveva fatto presto, ha pensato di andare a casa della Miranda, che il genitore disse: no, guarda che sta in campagna, quel posto lì. Quindi lui andò in quel posto a trovarla e la trovò che invece stava con costui. A questo punto Miranda disse: prendilo, ammazzalo, perché è stato lui, naturalmente ha avuto a che dire. E hanno cominciato una colluttazione e la ragazza era molto preoccupata di giustificarsi e di dire: mi ha preso la forza. E Pacciani si lanciò contro questo, ma Pacciani era la metà di questo, per cui Bonini lo prese per il collo a un certo punto, vedendosi perduto Pacciani tirò fuori il suo coltello, uno di questi insomma che aveva in tasca, no? E con questo dette un unico colpo, ma fu sfortunato lui, ancora di più il Bonini morì, prese questo colpo sulla tempia e morì. Il Pacciani rimase inebetito da questa cosa e rimase lì, si fece arrestare tranquillamente, senza muovere un dito, senza minimamente dire: non sono stato io, non ho fatto io. Si fece difendere dall'avvocato Dante. L'avvocato Dante era un principe del foro di Firenze, ma aveva anche un'altra qualità: era quel capo dei partigiani che in un'azione famosa il Pacciani ferito, una volta ferito l'avvocato Dante, se lo prese sul gruppone, le fece 2 chilometri a piedi con l'avvocato in un braccio e lo portò all'ospedale dove lo si salvò. Per cui l'avvocato lo difese gratis. Ma come lo difese? Lo difese, ovviamente nessuno avrebbe potuto parlare di legittima difesa in quel modo, né di, in realtà c'è stata una rissa fra due, no? Che si era conclusa tragicamente. E allora che cosa fece? Per difendere Pacciani tirò fuori il delitto d'onore e disse, e quindi esagerò, no? E quindi raccontò una cosa che non era vera, cioè Pacciani veniva dall'alto e aveva visto benissimo quello che era successo, anche se avrebbe voluto non vederlo. Invece lui disse che Pacciani si era nascosto dietro un cespuglio, questo cespuglio, e aveva visto che questo signore aveva cominciato a prendere le mire a Miranda e che poi l'aveva tirato fuori il seno sinistro. Questa cosa del seno sinistro fu una cosa gravissima. E allora Pacciani a questo punto è imbestialito, era uscito fuori, insomma. Nessuno disse, e non ci fu verso di fare dire un intero processo, questa è una cosa allucinante, che Miranda Bugli era stata condannata insieme a Pacciani e sarà fatta 4 anni di galera per istigazione al delitto. Primo, no, cos'è passato, cosa i giornalisti hanno fatto passare, giornalisti che poi Pacciani non era, come si suol dire, un fiorellino, ce l'aveva a morte con i giornalisti, perché pensava che solo i giornalisti lo avessero fatto trovare in questi guai, e i giornalisti lo ripagavano. Ci fosse stato uno a mettere in dubbio qualcosa, no? Tutte le veline passate da quest'ora diventavano arrovolato, fino al punto di tacere tutto, quindi nessuno sa
che nella realtà Pacciani venne condannato a 14 anni perché gli furono riconosciute le cose di onore. La ragazza venne condannata a 4 anni per istigazione a delitto. Al contrario, la gente sa che Pacciani ucciso un amico, fece l'amore davanti al cadavere del Bonini che aveva ammazzato, trucidandolo. Pacciani andò in galera, si è fatto i 14 anni lavorando sempre come un dannato, come un disgraziato, mettendosi da parte lira dopo lira perché era taccagno come un paperone dei paperoni. E nel frattempo che stava in galera, poi un paio d'eredità, insomma, quando è uscito dalla galera era un ragazzo ancora giovane perché aveva 14 più 18, 32 anni, decise di prendere moglie. Poteva farlo e andò a prendere moglie come se compra una mucca, gli avevano parlato di questa che stava sull'Appennino tra la Toscana e l'Emilia, e quindi andò a prendersi lì l'Angiolina e con cui costruì una famiglia. E naturalmente però aveva questo precedente. E allora ecco perché le lettere anonime, quindi lui entrò nell'indagine della polizia sin dall'inizio. Dopodiché Vigna, che è giustamente un uomo intelligente, quando gli portarono Pacciani, eccetera, tenete conto che il maresciallo dei carabinieri di, come si chiama, del paese di Pacciani, di Minoliti, ecco. Tutto pensava tranne che questo fosse il mostro. Gli avevano fatto fare 50 perquisizioni in ogni momento, ogni delitto scrivevano che lui andava il mostro. Perché scrivevano? Perché lui aveva litigato con certi amici suoi, i cosiddetti compagni di merenda. Il più grave di tutti era il più disgraziato di tutti era il Nesi, no? Il Nesi era quello che galantuomo, il quale aveva le mignotte a Firenze, no? Poi radunava i ragazzi di San Casciano, li portava dalla mignotta e si faceva pagare dai ragazzi dalla mignotta. E lui campava così. Ce l'aveva con Pacciani perché Pacciani gli aveva portato, non mi ricordo che cosa, lui se l'ha tenuto, insomma, tutta una sera si erano litigati. E questo scriveva ultimamente e divenne il super testimone contro Pacciani, quello che l'aveva visto, che l'aveva fatto tutto, eccetera. Dal punto di vista psichiatrico, possiamo dire che Pietro Pacciani è anche così, anche se lei non ha sottoposto iniziale, Mario Vanni e Lotti. Che cosa possiamo dire? Possono essere compatibili con la personalità di un serial killer? Nel modo più assoluto. Allora, Lotti era un povero deficiente, come si dice, un parafrenico, si dice. È rimasto bambino perché è stato utilizzato malamente, è stato utilizzato contro se stesso in maniera bieca, e qualcuno, io spero, non voglio fare nomi, ma quelli che l'hanno fatto lo dovranno pagare. Lo dovranno pagare perché se c'è una giustizia non terrena ma divina, ci dovranno pensare, perché non si prende un disgraziato ospite della comunità, uno che parla con i marziani, che tutti lo sanno, e si utilizza in questo modo, gli si fa dire di tutto, è il contrario di tutto. Vanni era stato il postino di quella città e l'unica cosa di male che ha fatto questo disgraziato è di bere una quantità industriale di vino, nonché di cercare di proteggersi, e quindi quando vedeva gli occhi di Pacciani nel primo processo, no? Diceva: noi si andava a fare delle merende, e il giudice se lei non lo ha tacciato di essere reticente, eccetera, no? E quello evidentemente più di questo non poteva dire, l'abbiamo visto mille volte col saluto romano, che è il procuratore canessa gli prende un cancro, no? Perché non mi manda a casa. Insomma, questo, come si fa a prendere uno in quel modo e farlo passare per il mostro di Firenze? Come si fa? Con un coltello, gli hanno trovato un coltello dentro il forno. Ma io sto a casa mia, se vuoi andare nel forno, probabilmente un coltello c'è, ma forno della cucina a legna, insomma, non esiste. Poi quale coltello? Un coltello, qualunque, da casa sua. Qui anche per lei, come pensiamo noi. Il Pacciani era un perbenista,
un uomo di cui si può dire tutto, tranne che non fosse una persona che non avrebbe violato una legge neanche a pagarla a peso d'oro. Violento, picchiava la figlia, con santa ragione, perché la figlia ne aveva fatti tutti i colori, ma anche un padre generoso, che ha dato tutto quello che poteva, ha lavorato tutta la sua vita, conservando il briciolo per briciolo, è stato presentato come una specie di animale violento. Ecco, lì c'è quel quadretto lì, me l'ha dato lui, quello sotto, non quello sopra, quello del quadro di caccia, ecco. Dice al mio professore, diventa una scena di caccia, ma la fai una scena di caccia? Io ho detto sì, faccio una scena di caccia. Allora quello lì diventava l'esempio della violenza, perché ma quale contadino non va a caccia, non c'era un fucile di quelli che avevano in carica ancora, che quello c'aveva, e gli avevano poi denunciato pure quello. E la moglie certo la maltrattava, la picchiava anche, però lo stesso quando gliel'hanno portato via hanno fatto un'azione da Gestapo. Gli hanno portato via una vecchia rimbambita, perché era già rimbambita da tempo, no? La Giolina Pagni. L'hanno chiusa in una clinica, e come se lui non fosse il legittimo marito non gli hanno detto dove stava, perché dovevano far passare all'opinione pubblica l'idea che Pacciani avrebbe ucciso la moglie, poi il mostro, l'avevano costretti a liberare il mostro, e il mostro avrebbe ucciso la moglie. Vergogna, sono andato io, mia moglie è andata a rischio, identificati, portati tutti al commissariato, tutti i carabinieri portati, identificati, perché siamo andati a cercare di far incontrare Pacciani con la moglie, legittima, da cui non si era mai separato, nessuna autorità l'aveva separati. Va bene? Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che con Pacciani hanno preso un abbaglio fenomenale, che ha preso Perugini purtroppo, che fece comodo in quel momento, ecco, non diciamo più, e che poi fu portato fino alle estreme conseguenze per salvare piuttosto varie carriere che conosciamo. E per, ormai la storia di Firenze, del Museo di Firenze, è un grande affresco che fa gola a tutti quelli che ci vogliono guadagnare sopra, o mangiare, o fare carriera, o non perdere qualcosa, così via. E gli unici disgraziati sono quelli che ci hanno lavorato, il povero Canessa innanzitutto, che sotto 40 anni non si riesce a buttare via questa storia, e io che mi sono illuso per tanto tempo di poter dare un contributo alla giustizia, che da qualunque parte che l'avessi dato, solo perché era un contributo intelligente, non per dire che io sia intelligente, ma il contributo lo era, non è stato mai utilizzato in nessun senso, perché era sempre politicamente scorretto rispetto a quello che invece doveva essere la realtà. E poi, come molti pensano, il Mostro di Firenze è un individuo che non è stato mai individuato, è agito per 17 anni, ma non è stato mai... Vox Populi, Vox Dei, basta andare a Firenze e parlare con un tassinaro qualunque, glielo dice. E a Firenze fra l'altro dicono anche che il mostro è vivo, sta da qualche parte, sta in una di queste vallate del nord, fra il Piemonte, la Val d'Aosta, eccetera, e che ogni tanto qualche sparizione di donna, qualche ammazzamento di quelle zone può venire. Queste sono le ultime che dicono i tassinari, la gente di Firenze. Insomma, che dovrebbe essere. E invece no, Pacciani era così, era nato in una famiglia, non aveva studiato, ma no, aveva fatto il partigiano, non sapeva fare di tutto, tranne che tagliasse la bistecca alla fiorentina, fra le altre cose, che l'abile tagliatore, quando l'abbiamo portato al ristorante a mangiare la bistecca alla fiorentina, ho dovuto truccare un giornalista, Beppe Gualazzini, si è dovuto truccare di amico mio, che se no lui non voleva parlare con nessun giornalista. Ha accettato solo due, io sono riuscito a fare accettare due cose, una con Borrelli a TG1, siamo andati là, però sempre con me, che facevo
devo garantirgli la buona fede dei giornalisti. Allora, e l'altro Gualazzini, che devo dire, c'era l'unico che c'era quantomeno messo in dubbio le cose che venivano dette nel processo. Finito il processo, assolto, l'abbiamo portato a Firenze, Coco Trippone, nell'osteria, eccetera. E lui, Allora, le sette sataniche, girate anche questa. Allora, le sette sataniche, allora io ho parlato sempre di sette esoteriche e forse sataniche, ma dicendo che le sette di questo tipo entrano nel background culturale del mostro, cioè il mostro ha frequentato, può aver frequentato ambienti di questo tipo, dove ha formato questa sua religiosità perversa. Per cui sappiamo con certezza, per esempio, che il mostro ce l'ha col crocifisso, sia perché strappa il crocifisso dal petto della Rontini, no? Lo getta lontano, sia perché in occasione sempre dell'inizio del processo di primo grado va a oltraggiare le tombe, proprio delle tombe, le lapidi della Rontini e dell'uomo, in particolare distruggendo la croce, sai, ancora una seconda volta, della Rontini. Anche alla Pettini nel 74 e a Gentilcore andò al cimitero di Borgo San Lorenzo. Esatto, perché? Perché la Pettini e Gentilcore siamo, la Pettini e Gentilcore siamo nella fase, lui uccide la prima donna che è la, come si chiama, la siciliana, Barbara Locci, no? Perché è di pubblico scandalo. E perché soprattutto, sostengo io, glielo andavo a fare sotto casa, perché abitava lì. E salva il bambino, perché lui si identifica nel bambino, in quel bambino. Questo è il primo delitto. Da questo delitto non fa testo, non è ancora non c'è il delirio, no? C'è l'idea, forse in quel periodo lui frequentava sette o cose di questo tipo. Comunque c'ha 18 anni, entra in possesso della pistola che ormai direi quasi sicuramente tutti sanno, gli ha dato Vinci, come si chiama, Francesco Vinci, che era l'unico malavitoso che poteva dargli la pistola, che peraltro era la pistola, l'unica, una o delle due o tre, erano due o tre, poi l'ultima sono state trovate, quindi l'unica che manca all'appello era la pistola, guarda caso, di un signore di Villa Cidro, no? Che emigra in Olanda, però in Olanda non c'è più traccia della pistola. Tutti gli emigranti di quel tipo, eccetera, io vengo da un paese di emigranti e so che hanno una pistola, un fucile, eccetera, alcuni lo buttano via perché altri lo danno ai carabinieri, altri ancora lo danno a quello, cioè, ma sta questo malavitoso, si è presa lui, punto. Allora, il mostro si fa dare la pistola, ecco perché